Nessuno deve essere lasciato indietro, a tutte e a tutti deve essere concessa una possibilità e il lavoro è l'unico strumento per emanciparsi e crescere insieme. Lo afferma Flavio Maresse, delegato al sociale di Confindustria Belluno Dolomiti, che ha rinnovato anche quest'anno l'accordo con la casa circondariale di Baldenic, che mette al centro il lavoro come strumento che può garantire la riabilitazione dei detenuti. Quest'anno abbiamo fatto un passo in avanti, abbiamo portato una maggiore formazione all'interno del carcere e l'abbiamo pensata in modo tale che addirittura proprio le aziende stesse, tre aziende importanti del territorio, entrano a fare formazione. Nell'istituto penitenziario di Belluno entreranno i rappresentanti di Ceramica Dolomite, EPTA e SEST, che daranno ai detenuti partecipanti la possibilità di apprendere alcune nozioni di base per inserirsi nel mondo del lavoro. Questo diventa sicuramente qualcosa di estremamente stimolante per tutte le persone che vivono la realtà del carcere e in effetti i primi riscontri sono stati molto positivi. Carcere e lavoro, un binomio che non sarà più un tabù grazie alla proposta di Confindustria che rientra nel più ampio progetto per il sociale che in questi anni ha toccato diversi ambiti, dalla necessità di misure sempre più per le famiglie alla violenza di genere. Ora il nuovo tassello con il coinvolgimento dei detenuti. Noi abbiamo pensato che come il carcere può dare contributo anche al mondo lavorativo, perché questo già sta avvenendo, anche il mondo del lavoro può dare una prospettiva a queste persone.